Quella costata la vita di Vincenzo Soldano nella storia non è l'unica tragedia che si è consumata a Carnevale. Nel 2000 furono quattro i giovani riberesi morti dopo essersi schiantati con l'auto contro un furgone che procedeva in senso opposto. Tornavano dalla festa in maschera saccense. 2 anni fa la morte di Sebastian Soldano nello schianto tra il suo scooter, sul quale viaggiava con un amico, ed un furgone nei pressi del cimitero. Il papà di Sebastian oggi ha accettato di ricordare il figlio e di cercare di spiegare cosa può provare una famiglia di fronte ad una tragedia di questo genere. Il mondo mi è caduto addosso. Mi hanno costretto in macchina di non vederlo, ma non l'ho visto più. Però. E oggi lei cosa si sente di dire alla famiglia di questo ragazzo? Tra l'altro siete omonimi, anche se una parentela lontana. Dico di andare avanti con la vita, di non arrendersi e di continuare. Come ho fatto io 2 anni, con mia moglie e mia figlia che ci dà la forza di andare avanti. Naturalmente il ricordo era sempre vivo. Sì, è sempre vivo il ricordo di lui, anche di altri ragazzi che hanno vissuto questa disgrazia, queste tragedie. Si tira avanti. È difficile però, no? Molto difficile. Ogni anno pensare a quello che è accaduto l'anno prima. Si pensa sempre ogni anno che viene, non si dimentica mai questa cosa. Purtroppo i ragazzi... Ecco, c'è un consiglio alle famiglie che lei si sente di dare? Di andare avanti, di tenere duro, che la vita continua sempre. Non è facile, capisco. Io ieri sera ho dimenticato il cellulare a casa, quando sono rientrato a casa ieri sera. Ho fatto un'ora di piangere. Ho vissuto quello che a volte mi è successo a me 2 anni fa. Capisco che il tema non è quello centrale, però in concomitanza con la festa, ora ci si domanda che facciamo. Giustamente gli organizzatori dicono come si fa a far finta che non sia successo niente, a festeggiare, eccetera, eccetera. Voi 2 anni fa... lanciaste, non direttamente ma attraverso i vostri familiari, il messaggio andate avanti perché Sebi avrebbe voluto che si andasse avanti. Cosa si sente di dire oggi? Io ho fatto andare avanti perché Sebi, in realtà il carnevale gli piaceva, lui andava a fare carri, stava 3 mesi nei garage, poi veniva a casa e il carnevale gli piaceva, e allora ho detto no, devo andare avanti perché lui gli piace. È andata avanti così.